Il 23 ottobre 1999 Don Gaetano Tomagra è stato ordinato presbitero, presbitero a Caltagirone. Sono passati 25 anni, oggi si celebra una solenne appunto celebrazione eucaristica. Don Gaetano Tomagra, intanto questi 25 anni sono trascorsi, quali sono i ricordi che gli sono venuti più in mente in questi giorni, sì, per questo anniversario? Allora, parlando con Monsignor Manzella, che stasera presiderà la celebrazione, sono andato a prenderlo a Palermo, dove vive, che è il vescovo che mi ha ordinato. Io stamattina dicevo, non mi sono accorto che siano passati 25 anni che sono al servizio della parrocchia. I ricordi più belli, più significativi di questi 25 anni, anzitutto sono quelli che mi sono venuti dal mio parroco, che è stato il mio punto di riferimento, prima nel percorso formativo e poi nei primi anni di sacerdozio, perché io ogni qualvolta, ecco, pensavo a un modello di prete, pensavo al mio parroco Sebastiano Fagone, che è stato parroco qui a San Giuseppe. E poi i ricordi accanto a questo che hanno segnato, diciamo così, la mia vita da prete 25enne, sono le relazioni con le persone. Ho incontrato davvero tanta gente, tanta brava gente che mi ha sempre lasciato qualche cosa di positivo. E io devo dire che la cosa più bella del mio sacerdozio è l'incontro che ha permesso il Signore, perché se non fosse stato prete non l'avrei potuto fare, l'incontro che ha permesso il Signore con tanti fratelli di comunità diverse. Sono stato a Caltagirone, sono stato a Palagonia, sono stato a Militello, ora sono qui a Scordia, e sempre ho avuto l'occasione di annunciare la parola di Dio a tutti quelli che il Signore ha voluto che io incontrassi in questi anni. Questi sono i ricordi più belli che, insomma, conservo come cose preziose di questi anni. E poi all'inizio devo dire manco ci credevo, e tant'è che l'emozione era talmente forte che mi tremavano le mani quando celebravo la messa, mi tremavano le mani, perché pensavo che lì in quel pane consacrato c'era il Signore, e io questo lo vivevo con un patema d'animo, con un'emozione così forte che mi prendeva davvero con il tremolio delle mani. E a proposito di comunità, c'è un messaggio che si sente di condividere in questo momento con la sua comunità, con la sua parrocchia? Il messaggio che mi sento di condividere è che io, celebrando la messa, celebro il sacramento della comunione. È il messaggio che mi sento di dare a tutti, non soltanto a quelli della parrocchia San Giuseppe di Scordia, ma a tutti gli uomini, che siano cristiani battezzati oppure no, è che la cosa più bella è vivere la comunione. E la comunione si basa sul nostro rapporto personale, ma letto in una chiave particolare, che siamo tutti fratelli, e siamo tutti fratelli perché Dio è papà di tutti, di quelli che lo sanno e quindi si fanno battezzare, e anche di quelli che non lo sanno e non se ne sono resi conto e quindi non sono ancora battezzati o hanno preferito fare altro. Ma Dio è papà di tutti e vuole che tutti noi, che siamo i suoi figli, viviamo d'amore e d'accordo. Oggi in tanti hanno fatto gli auguri, tantissimi. Grazie. E anche noi come Scordia Info ci uniamo a questi auguri per questi 25 anni. E io ringrazio voi per questi auguri e mi auguro davvero che questo non sia soltanto un mio momento, ma sia il momento, ecco, della comunità. Diceva San Gregorio Magno, nel pastore è onorato il gregge. E allora mi auguro che davvero tutti noi, che siamo, come dire, fratelli, ecco, possiamo vivere questo momento come un momento di festa, di condivisione e di maggiore consapevolezza di fraternità. Ecco, grazie. Monsignor Vincenzo Manzella, lei è stato vescovo di Caltagirone dal 1991 fino al 2009, torna ovviamente sempre con grande piacere, ha tra l'altro ordinato presbitero Don Gaetano Tomagra. Ecco, in questo momento qual è il suo sentimento e perché è importante questa tappa per un sacerdote? Sì, sì. Ma vedi, 25 anni sono
una fetta di vita significativa. E allora, per un vescovo, avere ordinato diversi sacerdoti, tra cui il carissimo Don Gaetano Tomagra, è come rivivere quei giorni, che sono certamente i giorni più significativi e più belli per il vescovo, perché l'ordinazione sacerdotale la può fare solo il vescovo. E allora, quando un vescovo ordina un sacerdote, vive della pienezza dell'ordine ricevuto, l'episcopato, ecco. E tutto questo ci riempie di gioia. Poi, quando questi giovani ti cercano, si ricordano del vescovo che li ha ordinati sacerdoti, si crea un rapporto tra padre e figlio, un rapporto bellissimo. E quindi il fatto che Don Gaetano abbia voluto sottolineare questa data, andando alle origini, andando alla fonte del suo giorno di ordinazione sacerdotale, quindi del vescovo che l'ha ordinato, non solo mi riempie di gioia, ma mi fa tornare a quella data. Ecco, proprio un attimo fa è entrato un altro giovane sacerdote qui, ha già fatto 25 anni l'anno scorso, e allora tutto questo ti fa capire come non è una ricorrenza qualunque, è una data che resta scolpita nel cuore del vescovo e nel cuore dei sacerdoti. E noi dobbiamo pregare il Signore che ce ne dia tanti sacerdoti in un momento di smarrimento di questo mondo, ecco, questo mondo che è come se stesse perdendo la direzione, la via, ha bisogno di ritrovare la via. Chi ci può aiutare? Certamente il sacerdote è scelto dal Signore per indicare la via, e la via è il Signore. Io sono la via, la verità e la vita. Tutto questo poi viene ricordato, si fa memoria proprio nell'anniversario sacerdotale. E poi ricordo veramente sempre con grande gioia Don Gaetano dagli anni del seminario. È stato sempre un ragazzo gioviale, aperto, schietto, simpatico anche nel tratto, anche con i compagni. E allora, ecco, questi ricordi poi ti accompagnano per la vita, non sono semplicemente ricordi che ti sono capitati e poi tu te ne ricordi, sono ben altra cosa, è come ricondurre al cuore, ricordare, c'è di mezzo il cuore, ecco, come qualche cosa che ti riporta al cuore, quindi alle emozioni, ai sentimenti, all'amore con cui tu hai fatto un determinato percorso accanto a questi ragazzi e loro accanto al loro vescovo. E tutto questo è molto bello. E che augurio si sente di fare per questi 25 anni dell'anniversario di sacerdozio Don Gaetano Tomagra? Non solo di proseguire nella via del Signore, ma che la sua vita possa essere anche motivo di esemplarità per altri giovani che magari ammiccano da lontano e poi non hanno il coraggio di fare il gesto, di fare il passo. Ecco, l'esempio di un sacerdote che all'interno della comunità si presenta veramente come testimone della parola che annunzia, si presenta credibile e non solo credente, perché tutti siamo credenti, se siamo qui siamo in veste di credenti, ma io mi chiedo, siamo sempre credibili? E allora, ecco, questa credibilità è la carta vincente per attrarre, e noi ci auguriamo, ecco, come se lo augurava padre Fagone, carissimo padre Fagone che tutti ricordiamo, ecco, che attraverso l'esempio sacerdotale possano nascere altre vocazioni. Questo è l'augurio più bello che possiamo fare a Don Gaetano, che come è stato per lui modello ed esempio padre Fagone, lui lo possa essere per qualche altro giovane, proprio perché ci sia, non solo a Scordia, ma nella Santa Chiesa di Dio, questa continuità di contagio,
oserei dire, ecco, di trasmissione esemplare, talmente incisiva, talmente forte, come a voler generare altri sacerdoti attraverso la propria vita. Bene, ci uniamo anche noi a questo augurio e riconfermiamo i nostri auguri ancora una volta a Don Gaetano Tomagra, e noi la ringraziamo e speriamo anche di averla in qualche altra occasione qui a Scordia. Grazie, grazie di cuore, grazie.